Un altro domani, trama puntate, dal 12 al 16 dicembre 2022. Alicia perde la vita. Lunedì, 12 dicembre 2022. L'incontro tra Giulia ed il commerciante di mobili va male. La infante pensa che sia arrivato il momento di confessare a Tirso quello che prova per lui e che ormai non riesce più a nascondere. Proprio mentre sta per farlo, però, a Giulia manca il coraggio e così ancora una volta non riesce a dire niente. Olga si rende conto che ormai si sta riavvicinando ad Eric ed è molto felice di questo. Allo stesso tempo, però, decide che è arrivato il momento di rivelargli una cosa che gli ha sempre tenuto nascosta per anni. Carmen è ancora sconvolta dalla notizia che ha ricevuto su Enoa e Kiros. La Villanueva decide di affrontare Enoa e cerca di capire come è possibile che le cose siano cambiate così tanto da un giorno all'altro, quando fino a poco prima Kiros progettava di fuggire con lei. Al culmine della discussione, Carmen ammette ad Enoa che il suo misterioso amante della metropoli di cui era innamorata e di cui le ha sempre parlato, era proprio Kiros e lui ha sempre ricambiato questi sentimenti. Martedì, 13 dicembre 2022. Ines pensa ad un modo per far sì che Angel abbia sufficiente tempo di prepararsi per gli esami, senza troppe pressioni da parte di Ventura o di altri. Per ottenere questo risultato, però, bisognerà rimandare l'incontro con i coltivatori di tabacco, ossia la famiglia Suarez. Ines è consapevole che per fare questo ha bisogno dell'aiuto di Alicia e glielo chiede, ma la ragazza non intende dare una mano alla coppia senza ricevere nulla in cambio. Giulia capisce che la sua officina deve reinventarsi e cambiare drasticamente se vuole sopravvivere. La fretta e la pressione però si fanno sentire e non è certo questo il momento migliore per dare libero sfogo alla creatività. Maria decide di confessare tutto a sua madre su ciò che sente di essere veramente e prepara un discorso, nella convinzione che a questo punto nulla potrà andare storto. Carmen continua a soffrire per il matrimonio di Kiros ed Enoa, e si scopre che anche i due sposi non stanno bene e non sono felici di quello che sta succedendo. Le richieste di Alicia diventano sempre più pressanti ed Angel non è disposto ad ascoltare sempre la ragazza. Angel comincia a pensare che si sia arrivati al limite e che sia necessario prendere presto dei provvedimenti. Mercoledì, 14 dicembre 2022. Giulia riesce a trovare un nuovo tocco speciale da dare al suo laboratorio di mobili per ottenere i contratti con i distributori che stava cercando. Però la infante non riesce a convincere Sergio a prorogare la scadenza del debito. Giulia vuole confessare la verità anche a Tirso, ed Elena la sprona dicendo che dovrà farlo con le sue parole e non appena si sentirà pronta. Carmen cerca di tenersi occupata e di pensare il meno possibile alle nozze tra Kiros ed Enoa, ignorando completamente tutte le voci in merito. La cosa però si dimostra più difficile del previsto, perché Francisco decide di organizzare una merenda sfarzosa a casa, in onore dei due sposi. Francisco progetta anche di dare a Kiros ed Enoa un bel regalo di famiglia, ed inaspettatamente Patricia è intenzionata a collaborare con tutto il suo impegno per rendere speciale questo momento. Angel e Ines sono disperati dalle pressioni di Alicia e si confrontano, ipotizzando la possibilità di interrompere la loro relazione o addirittura di rivelarla a tutti. Entrambi sono arrivati al limite ed iniziano a valutare anche possibilità impreviste per porre fine alla situazione. Giovedì, 15 dicembre 2022. Giulia sente di essere finalmente sulla strada giusta, nonostante tutti i problemi. Sergio sembra determinato a continuare a darle battaglia, ma Diana non intende lasciare sola sua figlia in questa situazione così complessa. Eric ha scoperto della relazione che c'è stata tra Olga e Tirso ed è disperato. Ormai è in una spirale di autocommiserazione e chiunque provi a dargli una mano finisce per essere trattato male. Alicia viene ritrovata priva di vita. Si tratta di una notizia inaspettata che colpisce tutta Rio Muni e soprattutto Angel e Ines, che non sanno come reagire. La Guardia Coloniale avvia le indagini e comincia ad interrogare tutte le persone che possono aver visto o sapere qualcosa. Angel e Ines attendono gli interrogatori con grande ansia perché temono che tutto questo possa far venire alla luce i loro segreti più nascosti. Nel frattempo, Victor viene ricercato dalle forze dell'ordine perché si crede che possa esserci lui dietro la rivolta armata che doveva scoppiare nella colonia. In realtà il piano era nato da Ventura. Carmen è determinata a dimostrare la sua innocenza e a fare in modo che non debba andare in carcere per un crimine che in realtà non ha commesso. Venerdì, 16 dicembre 2022. Enoa confessa ai signori della casa una verità inaspettata.
Il matrimonio con Kiros non ha mai avuto luogo, ma era una copertura perché sta aspettando un bambino che non è del ragazzo. La notizia ovviamente causa grande sorpresa da parte di tutti. Diana non riesce a convincere Sergio a lasciare in pace Giulia ed andare avanti con la sua vita. A questo punto la donna lo affronta e gli dice che è pronta a dichiarargli guerra e a rendergli a sua volta la vita impossibile se non intende fare dei passi indietro. Maria ha detto ad Elena che lei in realtà è Dani ed è un ragazzo trans. Elena cerca di gestire la situazione al meglio, ma tutti i suoi sforzi per adattarsi a questo cambiamento sembrano soltanto peggiorare il rapporto con il figlio e non cambiano le cose in nessun modo. Angel e Ines iniziano ad accusarsi a vicenda della morte di Alicia. Entrambi credono che l'altro possa centrare qualcosa e addirittura si accusano di aver mentito sui rispettivi spostamenti la notte dell'omicidio. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate questo colpo di scena e secondo voi chi ha assassinato davvero Alicia? A voi i commenti!